Zunesha se n'è andato e non ritorna più. E Wano non si apre anche se c'è lui. E il cuore da 800 anni palpita nel freddo mare oscuro che lo ospita. Chissà Joy Boy se tornerà e lo Shogun gli parlerà per non soffrire più. Lo sai, e Wano-kuni riaprirai. Non è possibile di vedere 20 anni tra di noi. Ti prego, aspettami, l'after è mia, ma illudermi non so. Finale di One Piece è più vicino, sì, 150 capitoli. Moseka! Buonasera, cari stronzi, inferiori, congiunti e mercanti del caos, oltre che amici, ma soprattutto amiche del Bike Raft. Sempre. Ben trovati in un nuovo appuntamento con One Piece Deep, che è il vostro appuntamento definitivo, finale, totale, tombale su One Piece e sull'approfondimento del capitolo di One Piece. Come stai, caro Gabriele? Abbastanza bene, sono sopravvissuto, sì. Tutto a posto. E niente in ordine? Niente in ordine, sono in hype per venerdì, sono in hype, okay, per il nostro fatto che noi facciamo questa cosa insieme. Allora, raccontiamo di nuovo, ripetita Juvent per la 774esima volta. E come potete vedere qui da questa striscia, insomma, impressione, giovedì 16 e venerdì 17, una data perché... Scardineremo anche la sfortuna. Va bene, Gabriele e io siamo al We Make Future, ovvero al Web Marketing Festival di Rimini, che è il più importante festival per ciò che riguarda la comunicazione digitale che c'è in Italia. Non so per quale motivo l'hanno chiamato me Gabriele, ma questo poi lo scopriremo. Modo o nell'altro, comunque il mestiere l'abbiamo fatto, io lo faccio, sì, ancora, tu l'hai fatto, e quindi vuoi non vuoi possiamo sporcarci le mani anche in questa maniera. Assolutamente, e Gabriele è il sottoscritto con la compagnia, l'amorevole compagnia di Giorgio Taverniti e Alessandro De Concini. Giovedì alle ore 16 Gabriele e io faremo un Q&A solo su One Piece, quindi potete già prepararvi domande che non oso immaginare cosa, come saranno, mentre invece venerdì ci sarà un pomeriggio molto succoso, perché esatto, alle 2:30, alle 14:30 come al solito, Gabriele in compagnia di Alessandro De Concini farà la sua Blind Ring Reaction sul suo canale YouTube. Poi intorno alle 4:10, 4:05, tempi tecnici permettendo, lui finisce, 5-10 minuti di pausa e faccio la mia Blind Reading Reaction alle ore 16 come al solito con Gabriele, con Alessandro De Concini e Giorgio Taverniti. E quindi ci divertiremo sia giovedì che venerdì, ci saranno un bel po' di amici. Giovedì? Che verranno a trovarci. Il giovedì c'è il Mala, ci sono un po' di amichetti sia di Somobuta che del Re. Venerdì verrà Michele Mari e quindi ci divertiamo tutti insieme e non potete mancare. Quindi giovedì ore 16, venerdì dalle 14:30, prima da Gabriele, poi qui sul, esatto, canale. E chi non può ovviamente su Twitch di Angelo alle 16 e alle 14:30 sul mio canale YouTube Bike Rap. Perfetto, caro Gabriele. Allora, io, sì, direi iniziare con te, con questo capitolo 1052. Prima, diciamo, da una sorta di overview generale. Ti è piaciuto? Non ti è piaciuto? Cosa ti è piaciuto? Cosa non ti è piaciuto? Allora, sul mio piaciuto, ni, nel senso, è un buon capitolo, no? Possiamo dire di sì. Certo. Sono sempre i minorati, mentre... e però ecco, ma secondo me lo fa apposta questo, che tutte sì, le sere, sì, per me, il per lunedì me... alle 10:11, no, a che ore sono in Italia? Alle 9:15 passa sotto casa tua, potrebbe essere un QPTL.
non mi posso alzare, non ho i pantaloni e non ho neanche la mutanda. Anche la mutanda. Anche la mutanda. Sono totalmente nudo questa sera. Sei in versione smile. Sì, no, non mi posso proprio alzare, altrimenti mi sarei alzato. Vabbè. Perfetto. E perché comunque è abbastanza scammoso come capitolo. Te lo devi mandar giù con tanta Coca-Cola, secondo me. Se lo vedi. Va bene, Maria Silvia. Non diremo nulla alla mia signora nel caso. Ok. E poi ci sono situazioni ovviamente molto simpatiche. Però ecco, non è sicuramente un capitolo a cui darei la sufficienza per quanto è raccontato. Gliela do per simpatia, ecco. È quel 6 politico, perché però ecco, se fossi onesto gli darei un 4. Addirittura. Sì, ma non perché faccia schifo, ma perché poteva fare di meglio, no? È quel classico 4 che dici no, così mi porti il capitolo meglio la prossima volta. Ho capito. Capisco. Io ammetto candidamente, lo dico, e devo dire che non devo più usare ammetto candidamente, perché qualcuno sotto al tuo YouTube si è lamentato e l'altra volta ho detto sempre ammetto candidamente, quindi nel caso mando un saluto a chi si è lamentato. Quindi nel caso in cui dovessi dire di nuovo ammetto candidamente in chat, fatemelo presente, e anche tu Gabriele mi zittisci, cioè, non devo dire più. Ma io in realtà l'ho apprezzato come capitolo. È forse uno dei capitoli più incredibilmente scammosi di tutto One Piece, perché a me sembra proprio che l'Eiichiro Sensei voglia prepararsi o voglia prepararci a qualche bomba incredibile, che personalmente non so se vedremo venerdì oppure se vedremo fra un mese. Io sono già preparato psicologicamente. Allora, io sono preparato psicologicamente a non vedere un cazzo venerdì e a vedere tutto fra un mese. Ma spero con tutto il mio cuore di vedere almeno le taglie, quello lo spero con tutto il mio cuore, ma so che Oda ci deluderà e quindi non ci farà vedere nulla. Sì, però è che il mood è giusto, così poi se succede sei contento, no? Esatto, ma questo è effettivamente il mood mio, non mi aspetto nulla, quindi poi se arriva qualcosa di bello sono contento. Però questo capitolo, che è veramente dicotomico, perché ti dà due tavole, tre tavole con la mini avventura, adesso ne parliamo, interessanti. Poi ci sono 10 tavole dove fondamentalmente Oda si prende il suo tempo, dice ok, ridiamo, abbiamo pianto, ci siamo emozionati, abbiamo visto cazzotti, ci siamo impressionati, ci siamo scandalizzati, adesso forse è venuto il tempo di alleggerire un attimo, in previsione proprio di quello che succede con le ultime tavole e con quella vignetta finale, quella tavola finale, dove davvero Oda ti promette il mondo, ti promette nuove taglie, ti promette i nuovi imperatori del mare, ti promette l'arrivo di dell'ultimo, ti promette, non ti fa vedere. Next time. Però tutto sommato ammetto che non mi è dispiaciuto, e anzi leggendolo in live con gli stronzi, mi ci sono divertito parecchio, mi sono fatto tante risate, la scena che tutti poi hanno un attimo criticato, ovvero quella di Yamato che si fa il bagno nella vasca con gli uomini, mentre Kiku si fa il bagno nella vasca con le donne, mi è piaciuto un sacco, l'ho veramente adorata, e quindi non ho capito minimamente le critiche di chi si è lamentato. Voteranno, no, non dico niente. No, lasciamo stare. C'è anche da dire che questo è il mese dedicato alla comunità LGBTQ+, e quindi secondo me Oda l'ha fatto anche un po' apposta, e ha fatto bene, perché poi ne approfitto proprio di questi 30 secondi. Se Yamato si sente maschio, è giusto che faccia il bagno con i maschi, se Kiku si sente donna è giusto che faccia il bagno. Io ho detto una cosa ai miei sub l'altro giorno nel gruppo Telegram: non è il cazzo che ti rende un uomo. Esatto, esattamente. E su questa non aggiungo altro. Esattamente come dice il nostro amico M. Airbus, a me sono sembrate scene estremamente naturali, non so cosa ci fosse da scandalizzarsi, la gente si è scandalizzata, e invece a me mi ha fatto ridere un sacco, mi è proprio piaciuta, soprattutto perché poi è stato divertente vedere soprattutto nel bagno dei maschi, ecco, in questo caso
come l'hanno presa gente come Monosuke che non riusciva a credere ai suoi occhi, Sanji che è volato via e Brook che era lì proprio in estasi, e quindi fa anche ridere da quel punto di vista. E secondo me la gente critica queste cose, non so per quale motivo legga One Piece a questo punto, lo dico proprio spassionatamente. Chiarito un attimo questo piccolo punto polemico, apriamo, diciamo così, a quello che è la ciccia, ovvero la mini avventura del capitolo 1052. Dov'è Pedro? Allora, ragazzi, voi sapete da quanto tempo vi stavo dicendo questa cosa. L'abbiamo detto in tutte le salse, sapevamo che sarebbe accaduto, c'erano ancora alcuni scettici che dicevano non è possibile, soprattutto quelli che chiaramente... sono convinti che adesso esce Barba Nera da questa mia avventura, e invece finalmente è ritornato lo scienziato dell'amore, grande Caesar Crown, che io non vedo l'ora adesso di vedere alle prese con Judge, perché quello diventa il punto di tutta la mini avventura. Io esigo che loro scappino da Whole Cake, passino quel mesetto e recuperino Queen per mare. Anche Queen. Così recuperano, riformano i Mets e vanno a imbruttire Vegapunk, maledetto, schifoso. Sarebbe sì. Bello. Sarebbe perché Vegapunk è rimasto al soldo del governo e loro tre no. Esatto. E poi la cosa divertente è proprio vedere la faccia imbruttente di Reggio che lo guarda con Caesar Clown, che lì dice, oddio, che cosa devo fare? Oddio, mi approfitto, scappo con loro, faccio qualcosa. Non lo sa neanche lui. No. È talmente bella questa cosa. E io avrei potuto farci un video intero, solo su questa mini avventura, ma per buona creanza ho preferito. Giustamente dicono, dove vedete Caesar? Io vedo solo Gastino, c'ha ragione. Giusto così, è gangster Gastino, assolutamente sì. E ci piace. Così come, uno dei punti che soprattutto Gabriele ha toccato all'interno del suo video è il fatto che il governo mondiale, tutto sommato, è comandato, è guidato da una manica di coglioni, perché nel momento in cui i cinque astri di demenza dicono oddio, avete visto, a Wano Kuni hanno deciso di non aprire i confini, che roba incredibile, evidentemente tra di loro c'è qualcuno dotato di senno, un bambino di 8 anni, cioè loro sono il gota, sono l'intelligenza del mondo di One Piece, sono il gota definitivo totale tombale. No, si sono fatti fare le scarpe da un momento di 8 anni. Meraviglioso. Ma io a questo punto comincio a dubitare di loro in quanto forma politica governante. Il governo dei migliori. Esatto. Perché comunque a questo punto io do per certo che loro in 800 anni siano riusciti a fare quello che sono riusciti a fare, non tanto per merito loro, ma per demerito degli altri. Perché sembra palesemente che loro si siedano sugli allori e praticamente riescano a gestire quanto gestiscono solo grazie al fatto che sono una dittatura mascherata da democrazia. Cioè se uno sgarra sparisce. Beh, diciamo che qui dovrei entrare in un discorso talmente complesso che alla fine non ci riusciamo. No, perché breve. No. Secondo me uno dei grandi punti deboli finora di One Piece è proprio questa porzione di world building del mondo di Oda. Nel senso che ad oggi non è ancora molto chiaro come operi effettivamente il governo mondiale, come funziona dal punto di vista amministrativo. L'altro giorno, per esempio, un ragazzo mi ha fatto una domanda: ma come si diventa cinque astri di saggezza? Che sembra una cazzata, ma in realtà, tenendo conto che loro sono le cinque personalità più importanti teoricamente del mondo di One Piece, politici, una domanda se lo fa: come si fa a diventare primo astro di saggezza? Non sappiamo assolutamente, come al solito, non sappiamo assolutamente nulla. Quindi il fatto che ci siano questi cinque vegliardi che stanno lì a ricoprire questa posizione, a scaldare il culo sulla sedia
come veri amichetti statali, fa anche capire evidentemente che tutti questi anni, come hai detto tu, non abbiano mai affrontato situazioni pericolose, esatto, o così pericolose tanto da mettersi in moto, soprattutto se pensi che a prescindere da tutto ci sono pirati potentissimi da 40 anni e questi da 40 anni hanno fatto comunque bello e cattivo tempo, prima Rox e poi Roger, sì, sì, poi sì, Barba sì, Bianca, sì, e poi gli imperatori e il governo che fa? Nulla, tanto che cazzo gli frega. Cioè il fatto di Nick adesso è praticamente un piccolo inciso in 800 anni di storia, cioè è bastata una cazzata per far crollare il discorso. Sì, esatto, cheat. Capisci? Cioè, è un errore, cioè, è proprio veramente l'anti, non lo so, non stanno ragionando come dei despoti, come dei veri statisti, cioè sono veramente degli stronzi questi. È bastata una stupidata, sì, sì, una stupidata per far crollare il castello di carte, una stupidata, sì, solo. E il fatto poi, se magari torni un attimo indietro, sì, dove c'è il vignettone con Fidel Castro che ci racconta che due imperatori sono caduti e poi lui proprio vede proprio queste gocce di sudore, oddio, non siamo in grado, è tremenda. Ma proprio, oddio, questa volta non siamo in grado di coprire la faccenda, il mondo lo saprà immediatamente. E poi la cosa forse più interessante è questo inciso, dice le cose in questo momento non potrebbero andare peggio. Perché noi non sappiamo cosa sta succedendo nel mondo. Il punto è quello. È quello. Il punto è quello. Quindi il fatto che loro, guarda come stanno tutti. Cioè lui è proprio morto. Poi c'è Gandhi, guarda come Gandhi come sta incazzato. Dice, Gandhi ha le emorroidi, evidente. Gandhi, ma sembrano, sai cosa mi sembrano? Mi è sembrato di vedere quei momenti dei film di Verdone oppure di Alberto Sordi dove prendono il fazzolettino e cominciano... Ah, col sudore, oddio, oddio, e adesso cosa faccio? Oddio, cioè così, perché così stanno e fa ridere, cioè diventa comica la faccenda. Sì, ma fa straridere proprio perché non hanno più veramente cognizione di quello che non sanno più che cazzo fare. Cioè, sai cosa fanno? È la cosa ancora peggiore, secondo me, è che sono arrivati al punto in cui si accontentano del contentino, però almeno ricordo. E il tizio spaventato a morte, sì certo. Cioè stanotte, allora il mondo è andato a puttane, sono caduti due imperatori, i flottari chissà che cazzo hanno combinato, magari non lo so, l'arma di Vegapunk distrutta a Barbarie, non lo so, mi metto le cose, però mi raccomando, almeno Nico Robin, così non perdiamo la faccia evidentemente davanti a Imsama, manco un po' cazzo, quindi figuriamoci, cioè, lì guarda, cioè, sono immaginato la faccia del tizio qui sotto, vediamo se riesco a incollarglielo sopra, ecco, lo vedi? così se tu la metti qua eccolo qua. Mannaggia l'amore. Vabbè. No, ma io perciò l'ho adorato anche questo capitolo, perché questo in due tavole ti ha fatto vedere comunque l'inettitudine della classe politica, che teoricamente è quella che dovrebbe governare il mondo, ma che in questo caso non sanno che pesci pigliare. Quindi mi fa ridere. Cioè, inconsapevolmente, però, se ti ci metti a pensare, fa ridere. Così come poi chiaramente loro che sono, e qui è ancora peggio poi se ci pensi, no? Loro, cioè, sono su una nave governativa con il CP0 che è il più importante organismo di intelligence del mondo e vengono anche hackerati. Per carità, sarà Toro Verde, assolutamente, però fa ridere perché qualcuno dice no, qualcuno ci sta hackerando il segnale, ci sta tracciando il segnale, quindi proprio capisci che questi non sanno fare più il loro lavoro, quindi sono proprio due tavole che distruggono letteralmente una fazione politica, il governo mondiale, che meraviglia, però poi... Vorrei fermarmi, esatto, qua, se ecco. Sì. Perché questa è importante. Questa è assolutamente. Cioè, abbiamo già la conferma di questo fatto. Però qua perché ce lo dice esplicitamente. Cioè, se il fatto che Wano resti chiusa è strettamente correlato a Zunesha.
E questo è interessante, nel senso che per come la mettono loro, qui parlano per esempio che del fatto che loro non possono invadere Wano Kuni proprio perché fisicamente c'è qualcosa che glielo impedisce. Sì. Non abbiamo gli uomini, non abbiamo i mezzi, non si può fare. E a me quasi viene da pensare che boh, Ezunesha non solo quello che deve aprire i confini di Wano Kuni, ma che davvero questi confini di Wano Kuni sono qualcosa di fisico che vanno abbattuto, che va abbattuto, che va distrutto, che va ricreato. Cioè, io mi sono immaginato che fa Ezunesha, distrugge la cascata, crea una sorta di fiume navigabile, quindi tu riesci tranquillamente ad arrivarci. Oppure Ezunesha che praticamente che fa? Fa da guardiano a Wano Kuni e rimane davanti a Wano Kuni ed è lui. Quindi tu per entrare a Wano Kuni devi passare prima per i minchioni e poi andare a Wano Kuni. Non lo so. Però no, il fatto che Ezunesha abbia abbandonato i minchioni, che poi dovranno ritornare su Ezunesha, fa molto ridere. No, ma la parte che fa ridere tutto, il fatto che... Dove è andato? Ma era qua un secondo fa. Allora, adesso voglio fare il comico, perché questa diventa comica, lo so. Però tu vedi questo, arriva... A parte, c'ha proprio il teletrasporto, manco Goku. Goku lo vedi, anche quando si teletrasporta in mezzo secondo, Maestro Muten se ne accorgeva. E invece Ezunesha è arrivato! Ma come? Ma questa è una bestia di 20 km, di cui 10 affondano sott'acqua, ma 10 km sono sopra il... In tutto 35, in tutto, su cazzo di elefante. Su 30, io mi ricordo, su 30 km, la femmina su 30 km di elefante. Quindi questo teoricamente è più alto della Red Line. Mo, la Red Line, quando tu ci arrivi, la vedi da chilometri di distanza che arriva, no? Questo praticamente in due falcate arriva. Provocherà un mezzo maremoto, no? Quando si muove con le onde, quantomeno. Praticamente tu questa roba dovresti vedere da chilometri di distanza che arriva, nebbia o non nebbia, non fa niente. Dovresti sentire il mare che si agita, qualcosa. Manco no, cazzo, arriva, lo vedi. Ai pattini, Ezunesha, ai pattini sott'acqua. Ah, ciao, sono Ezunesha. Parla così Ezunesha, non so per quale motivo. Ciao, sono Ezunesha, sono arrivato davanti alle coste di Wano Kuni. Ah, che bello, combatterà. No, assolutamente, finché Momonosuke non mi dà l'ordine, io non combatto. Ah, va bene, allora aspettiamo il fine della battaglia. No, però io 800 anni fa ero un amico di Joy Boy. Ah, interessante, quindi per forza ci dirà qualcosa. E poi mi hanno condannato per un crimine, ma non ve lo voglio dire, ve lo dico poi. Ah, dice, vabbè, magari alla fine ti dice qualcosa. E qui Momonosuke dice, no, comunque alla fine non apro Wano Kuni. Ma come? Io ero venuto apposta per l'apertura di Wano Kuni. E no, mi dispiace, e scompare. Ma niente, non si vede niente, non c'è un'onda. I Marines che erano lì tutti, oddio, è arrivato. Che fine ha fatto? Boh, lo so. Un secondo fa era qui. E adesso forse è andato da qualche parte, ma... lo so, no, io quando l'ho letto ho detto vabbè, è imbarazzante. La neve, lui dice è svanito lentamente in mezzo alla nebbia, dice la traduzione. lentamente sottolinea lentamente, c'è questo mi saluto. sai come fa? Aspetta, fa così, tu parla in questo momento, parla. Ciao, come stai? Tutto a posto? Sì, bene, come vai? Tutto a posto la vita? No, bla bla bla. Dov'è Ezunesha? Anch'io sono sparito lentamente nella nebbia. Esatto, è scoreggiato nel frattempo. Molto bene, molto bene, molto bene. Ai. Non ti ho mica visto. Però sono sparito nella... Vero ninja, Ezunesha vero ninja. Assolutamente. Che tristezza. E poi c'è un'ultima cosa qua, come vedi, interessante. Il fatto che poi loro dicano... Quindi non ha aperto i confini, Wano è indubbiamente una fortezza inespugnabile, e poi dice questo rende impossibile inviare un grande esercito e dominarli. No? Mm. E la domanda che io mi sono posto e mi ha fatto anche veramente particolarmente ridere, ma se loro avevano mandato lì le navi appunto per inglobare Wano nel caso in cui Luffy avesse sconfitto Kaido, quindi loro si aspettavano che venissero aperti i confini? E quindi... nel momento in cui li aprivano, loro entravano e se li mangiavano. Ma soprattutto la mia domanda è un'altra. Come facevano a sapere che Wano Kuni, nel caso, voleva aprire i confini?
Ma appunto, come cazzo sapeva che c'era l'Izunesha, visto che non c'erano andati prima? Cioè, Lucci li ha mandati prima. E quindi è ovvio che Oda si è cagato in mano da solo. Mi è fatto venire in mente un commento che mi hanno lasciato su YouTube di Oda che dice: assistenti, ma che cazzo avete fatto? Ma come, maestro? Lei aveva detto che dovevamo mettere un animale. Sì, ma io volevo il toro verde, volevo l'elefante. Ah, non doveva essere l'elefante. No, era il toro verde. Vabbè, in un modo o nell'altro ci appariamo. E quindi su Nash se ne va e arrivavo toro verde. E quindi si sono apparati così. Guarda, io su questo capitolo stenderei una trapunta pietosa da questo punto di vista, perché come la giri e come la volti, come si dice a Napoli chiaramente, ci sono tante di quelle puttanate incredibili, tante di quelle cose che non tornano manco per sbaglio, tante di quelle cose che l'Echino Sensei si è dimenticato. Per dire, apro una parentesi per far triggerare la gente in chat e non solo la gente in chat, è il capitolo dello scam definitivo, assoluto, totale, tombale. E che fine hanno fatto gli sgherri di Kaido? Oh. Che fine ha fatto Prospero? Oh. Che fine ha fatto Queen e King? Vabbè, là potresti giocartela, sono usciti fuori da Onigashima, sono morti da qualche parte, oppure sono, non si sa, verranno recuperati, non lo sappiamo. Che fine hanno fatto i figli di Big Mom? Vabbè, quelli sono nel loop spazio-temporale, quello l'abbiamo detto. Ma che fine hanno fatto anche i Tobi Roppo? Poi pensiamoci, magari Oda ce lo racconterà dopo, per carità. Però è anche nelle mini avventure, assolutamente, come ci ha raccontato adesso di Gangster Gastino, che però noi sapevamo era lì, sarebbe stato raccattato in qualche modo. Però c'è anche da dire che alla fine di tutte le saghe che abbiamo letto di One Piece, un modo per capire che fine poi facevano i vari combattenti lo sapevi. Per dire, quando Enies Lobby, Lucci e gli altri muoiono, quelli comunque sono sul terreno governativo, quindi lascia stare. Alla fine di Arabasta tu sai che tutti bene o male vengono catturati, perché ci sono i Marines. La stessa cosa con Doflamingo e i suoi, a Dressrosa, e lì c'è Fujitora con tutti i Marines, quindi un'idea di che fine facciano te la poni assolutamente. Qui su Wano Kuni mi sembra che la questione sia stata totalmente skippata alla bene e meglio, e tenendo conto che c'era un esercito gigantesco, che Yamato dice: ok, arrendetevi, perché sennò faccio un culo così, e va bene, me lo faccio anche andare bene, anche se poi tutti quegli stronzi che fanno da un momento all'altro diventano amichetti, come Appu, va bene, lasciamo stare. Però effettivamente i Tobi Roppo, i figli di Big Mom, che fine hanno fatto? Ok, figli di Big Mom, noi siamo venuti a riprendere la mamma. No, non c'è, mi dispiace, è nella caldera di Wano Kuni. Se volete andare a prendere, bene, altrimenti rompete i coglioni. Mi sembra lasciato un po' così. È un po' sì, è un po' sì, è un po' lasciato tutto per aria, e probabilmente non ti darà mai spiegazioni, a meno che gli chiedano in massa nell'SBS, e loro mai risponde per cortesia. Ma. E Oda, non rompere i coglioni. Esatto, merde. Però da questo, poi di nuovo, dato che siamo ancora nel finale di Wano Kuni, e chiaramente credo che non si chiuda questa settimana, non è possibile chiudere Wano Kuni questa settimana. È anche possibile che magari Toro Verde abbia detto alle navi governative: rimanete dove siete, proprio per, magari per catturare questi stronzi, chi lo sa. Potrebbe essere uno sbocco narrativo, però ecco, sarebbe opportuno secondo me darci qualche risposta, e soprattutto secondo me sarebbe opportuno, arrivato a questo punto, chiudere anche il terzo atto, iniziare col quarto, e per poi chiudere in bellezza Wano Kuni col quinto atto. Wano will never end, praticamente. e a proposito di scam, se riattivi la schedina, che non posso. Esatto. E a proposito di scam, eccoci qua. Lui top scammer di tutto Wano Kuni Onigashima. Cioè, lui è l'uomo che non deve chiedere mai, sul serio. Ti ricordi la pubblicità di Egoist? Certo, Egoist! Per l'uomo, per l'Hawkins, che non deve chiedere mai. Che poi ha una chiusa veramente potente. Cioè, io credo che sia anche morto anche lui. Cioè, me lo auguro.
per come appunto ha gestito questa tavola Oda. Però sì, veramente, poverino, cioè, quasi mi fa pena. Una volta nella vita che sceglie da solo, muore. Però è anche capace che magari lui in questo momento si è solo lasciato andare e poi in realtà magari è vivo da qualche parte, come credo. Anche perché mi sembra abbastanza strano che Oda in un solo capitolo abbia accoppato ben tre personaggi. Diciamoci la verità. Attenzione. Cioè non uccide mai nessuno all'improvviso, ha ucciso più persone in questo capitolo che in intero One Piece, in pratica. Ha ucciso Hawkins, ha ucciso Izzo, ha ucciso Ashura Doji, ci ha anche ricordato che ha ucciso Yasue, e quindi diciamo che in un solo capitolo ha ucciso quattro persone, roba mai successa in One Piece, comincia a diventare un bagno di sangue incredibile. Ma è One Piece questo? No, è l'attacco dei giganti, che vi posso anticipare, Gabriele inizierà a leggere durante il mese di pausa di One Piece. Esatto, il venerdì alle 14:30 leggiamo i giganti invece di One Piece. Perciò siate contenti, Gabriele inizia a leggere e lui non sa nulla. Io non so niente. Quindi dovete andare a vedere Gabriele che si legge l'attacco dei giganti, così lo vedete sclerare come ho sclerato io quando l'ho letto. E non spoileratemi la roba. E chiaramente non spoilerate la roba a Gabriele. No, più che altro mi raccontava un ragazzo in chat a proposito di Hawkins, che da questo punto di vista è potentissimo ed è anche molto lirico, per il semplice motivo che davvero lui per tutta la sua vita si è fatto condurre, quasi condizionare dalle carte, infatti, come hai detto tu, esatto, per l'unica volta che però muore da uomo libero, se ci pensi. Sì, però è un po' coglione, nel senso. Però la cosa potente è che decide finalmente una volta di fare quello che gli pare, e questo, in questo momento, l'ha condotto alla sua fine. Da coglione. Cioè, vattene piuttosto, capisci? Vabbè. Esattamente. Vabbè. Il re non ha mai letto l'attacco dei giganti, quindi inizierà. No. Tra l'altro volevo farti vedere qua sopra che c'è Kaido senza baffi, che se li dimentica. Anche lui shave for the flashback qua, no? E questo era il flashbackino interiore di Hawkins. Assolutamente sì. Invece un'altra cosa molto interessante, di cui so tu volevi parlare, riguardava questa sorta di domanda, questa questione aperta sul fatto che a Wano Kuni si sa che chi ha sconfitto Kaido è Joy Boy, un guerriero conosciuto come Joy Boy, ma Joy Boy è preso e se n'è andato via da Wano Kuni. La spiegazione che io mi sono dato, ma so ti sei dato anche tu, è che in realtà abbiano fatto sapere che il vincitore dello scontro, più che Rufy, era Joy Boy, per non dare fastidio a Rufy, per fare in modo che Rufy si riprendesse, che non ci fosse l'assalto al castello, diciamo così, della città dei fiori, e quindi dargli il tempo di rifiatare. Però questa è la spiegazione che mi do io. Sì, ho avuto anche una versione alternativa, l'ha detto un ragazzo, non ricordo chi, mi perdona, e praticamente come se Momo, che ha letto il diario di Oden, avesse accuratamente scelto di dire Joy Boy e non Rufy, appunto per cominciare a mettere in circolo questa cosa. Come se l'avesse fatto con coscienza, o lui o Yamato, ovviamente, visto che entrambi hanno letto il diario. Shave for Zunesha. E per Zunesha devi darti il pube, così siamo un elefante. Fa... quindi no, esatto. Quando vabbè, queste sono battute veramente molto 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 tristi, però vabbè, qua chiaramente siamo anche nell'ambito, ecco, della leggenda nella leggenda, perché qui comincia sul serio a crearsi anche la leggenda di Joy Boy di questa epoca. Oddio, è arrivato un guerriero leggendario, come si chiama? Joy Boy. Oddio, Joy Boy, che cazzo è Joy Boy? No, se è andato. Ma che ha fatto Joy Boy? No, ma diceva sconfitto Kaido. Oddio. Allora ne parliamo, allora immagina, no, fra 10-20 anni, no, perché poi quella volta che è arrivato Joy Boy e Joy Boy ha sconfitto Kaido. Oddio, è il guerriero leggendario, il gran super saiyan della leggenda. Esatto. E quindi si propaga questa storia incredibile. Però è interessante come...
siccome sia uscito fuori il nome Joy Boy, quello diventa anche interessante. Eh sì, il fatto che non ce l'abbiano detto è un po' anche qua uno scam di nuovo. anche perché di Joy Boy va bene che Robin sa della lettera di scuse eccetera, ma gli altri della Shurma gliene frega assolutamente nulla, e l'unico che poteva sapere di Joy Boy sono Momonosuke. Momo è Yamato, basta, è Yamato, e quindi chissà poi perché hanno scelto di diciamo di dire questa cosa. Vabbè, che guarda il commento di Doc Paradise, scusami. Va bene, Doc Paradise va benissimo. Chi lo sa, anche qui top scam, non lo sapremo mai, oppure forse lo sapremo solo vivendo. Ed è so interessante che... il parallelismo con Ryuma, secondo me qua, perché io l'ho vista così, magari erroneamente, ovviamente. Il fatto che Joy Boy vi ha sconfitto Kaido, un drago, loro lo paragonano a Ryuma che ha sconfitto un drago. E a me è piaciuta tantissimo questa cosa. No? Ah sì, l'eroe che rivaleggia con il leggendario dio della spada, perché è colui che ha ucciso il drago. Però anche qui siamo nell'ambito proprio delle... cioè ormai della leggenda nella leggenda. Quindi mi chiedo chi cazzo era sto drago di Ryuma? Cioè, dobbiamo pensare davvero fosse quello di Monster? Io direi di no, nel senso, quello è un Oda primordiale che si autocita, ma con un mago rosso. Cioè, ormai per me qua siamo proprio dalle parti, sembra l'intro di Hercules, non so se te la ricordi. Sì, certo. Questa è la storia di un tempo lontanissimo, il tempo dei miti e delle leggende. L'antico Wano Kuni era malefico e meschino. Soltanto un uomo osò sfidare la loro potenza. È il leggendario spadaccino Ryuma. Oppure è Joy Boy. Esatto. Va bene, basta. Xina era comunque meglio. C'aveva le zine. Ma a parte questa cosa estremamente terrificante, la moglie di Kinemon è morta? Ecco, questa è una cosa che mi addolora tantissimo. Perché? Perché? Cazzo, Tsuru! Perché poi non vediamo Kinemon qua affranto sul sto tetto schifoso che piange e cose? Perché? Dov'è la 9? Dov'è la tavola 9? Eccola qua. Cioè, sta cosa mi addolora tantissimo. Io volevo vedere l'incontro fra Kinemon e Tsuru. Tsuru era rimasto l'ultima volta che si è vista quando c'era Holdem che li aveva imbruttiti perché diceva che avevano rubato il cibo dalla piantagione paradisiaca, appunto. Magari te la farà vedere durante la festa. Lo spero, ma è passata una settimana, non lo so. Spero che almeno una ciabattina se la sia fatta. Non lo so. Vabbè, io l'ho vista, io ammetto candidamente che non ci avevo neanche pensato. Cioè, io qui leggo questa tavola pensando al fatto che chiaramente i foderi rossi pensano ai loro compagni caduti. E tutto sommato, qui diciamo che mi sembra la classica vignetta malinconica dove comunque il compagno d'armi rende onore a quelli che non ci sono più, ma non credo che Kinemon sarebbe stato così se la moglie fosse morta. Se la moglie fosse morta sarebbe distrutto in lacrime. No, beh, lo spero, nel senso spero che, non, che appunto sia ancora viva e si rincontrino. Però porca miseria. Va bene, Maria Silvia, abbiamo capito questa sera che l'argomento ti sembra abbastanza interessante. Maria Silvia è... Va bene, Maria Silvia, ti vogliamo bene lo stesso, ti mandiamo un bacio e un abbraccio. Va bene. No, però non credo, dai, spero di no. Io mi aspetto adesso di vedere la festa potente, e durante la festa Kinemon che... presenta la moglie, un po' come durante la festa di Arabasta, se ci pensi c'era Yagaram che ci aveva mostrato la moglie che era il capo lì delle cuoche. Sì, quindi, certo, che pensavano fosse lui. E pensavano fosse lui, quindi assolutamente direi che ci può stare senza problemi. E, invece, tornando alle scammate, Oda chiaramente non ci ha mai fatto vedere
la faccenda di Zoro con la morte che era venuto a prenderlo. Chiaro. Cioè, è proprio quella cosa messa così, a meno che poi, esattamente come il Club Outerman che veniva inizialmente mostrato, tu non sapevi cos'era, con Uso sì, che viveva, ti ricordi? Certo, e poi certo, viene ripresa dopo 200 capitoli. Non ti no, 200 vedere. No, cioè 200 no, circa. Beh, 200 per sì, enfatizzare. Sì. Però te lo fa vedere tipo 1000 capitoli, no? La saga dopo, magari non lo riprenda, oppure quello non doveva essere nient'altro che uno stilema grafico per farti capire che Zoro stava morendo. E Ruffy effettivamente però lo vediamo bello, allegro, felice, sano, pimpante, come se non fosse successo nulla. Infatti. Non ha avuto nessun contraccolpo. È morto, tornato, ha usato tutte le energie, niente. A posto così. È un peccato questo. È a posto così. È un peccato questo. Sì. Ti volevo dire una cosa che mi è venuta in mente. Cioè, l'altro giorno ho fatto due chiacchiere con un autore meraviglioso che si chiama Spugna. Okay. Che fa dei fumetti fantastici, eccetera. E a proposito di Ruffy, lui mi ha detto una cosa che gli piacerebbe tantissimo. E che effettivamente noi non abbiamo, come dire, analizzato. Ovvero, quando Ruffy si trasforma in Gear Fifth, quindi e diventa con i vestiti tutti bianchi, sì. Lui diceva una cosa: a me piacerebbe se proprio Ruffy diventasse tutto bianco. Era il discorso che facevamo della meta narrativa, no? Esatto. Però io quando pensavo a tutto bianco, però normale, cioè con la pelle normale. Invece lui diceva, no, proprio tutto bianco. Sì, sì, completamente. Completamente bianco. Sì, però poi sono andato a vedere effettivamente per bene, lui diventa tutto bianco, ma la cintura rimane nera. Non so se ci hai fatto caso. Sì, sì, la cintura è scura, sì. E quindi non la fa culo, non è questa cosa qui, mannaggia. E io ero già tutto infogliato, oddio, sarebbe bellissimo se diventasse effettivamente tutto bianco, invece no. Vabbè, può essere che la cintura diventa nera perché diventa nera inchiostrata, però sarebbe terribile, terribile, terribile. Penso che chi lo sa. Va bene, questa era. Ho letto che nel film Red dovrebbe usare appunto il Gear Fifth, quindi potremmo avere i colori. Sì? Vediamo. Quindi ci sarà anche Yamato. Vabbè, quello è chiaro. Senti, un parere al volo su One Piece Red, dai, adesso continuare. Non ho visto neanche il trailer, non oso. Non vuoi. Stampede, non voglio vedere neanche Red. Va bene. No, vabbè, però te l'ho fatto vedere il video mio dove sbrocco. Sì, certo. Ah, quello l'hai visto, beh, posso, quindi già sai tutto. Mi è bastata quello per arrabbiarmi. Va bene. Andiamo verso la parte finale di questo capitolo dove Oda ti racconta tutto, ma alla fine non ti racconta assolutamente nulla. E perché continuiamo a dirlo ogni settimana, ma il personaggio migliore di tutto Wano Kuni Onigashima è solo uno. Lui, il maestro. Attivami. Ti attivo. Eccolo qua. Guarda quanto è bello. La cosa divertente di queste tavole finali, oltre al fatto che chiaramente hanno utilizzato Franky per aggiustarsi le navi di tutti, non l'hanno manco pagato, e qui si vede, no, sono tutti belli, felici, oddio, le navi nuove, che bello, incredibile, assolutamente sì, è proprio il fatto che Apu arriva con tutte le non solo praticamente è diventato loro amico di nuovo, cioè invece di prenderlo a randellate se lo sono di nuovo accollati, fantastica questa cosa, ma poi la cosa divertente è che Apu arriva, ecco, ha portato il giornale nuovo, ci sono tutte le informazioni, le taglie, i nuovi imperatori, eccetera, e Kid proprio dice, ma sei stato tu che hai spiattellato tutto? E questa però è una domanda, fa sorgere un paio di domande interessanti. La prima è effettivamente Apu da dove ha preso il giornale, che teoricamente il giornale non passava a meno che non andava su Onigashima, pure che ha chiamato, portatemi il giornale, va bene. Però effettivamente il fatto che siano trapelate le informazioni all'esterno, a questo punto a chi si deve? Si deve ad Apu che ha chiamato Morgans, oppure si deve a Drake che ha chiamato gli amichetti della Sword? È stato Apu. Sai, mi sembra palese. E a me piacerebbe tantissimo che lui avesse narrato la gita di Joy Boy come lui. Io sono Joy Boy col mio sorriso.
Sono io il guerriero del sorriso. Quindi sì, Morgan... sì, Apu aveva fatto anche le foto, questo ce lo ricordiamo. Quindi Apu vero imperatore, vero imperatore, lui il nuovo imperatore dei mari. E dai, io voglio fare contenuto becero questa sera. Becero. Lo voglio fare, becero, becero. Toto taglie, e tanto ce lo chiederanno sicuramente, quindi Toto taglie. Okay. Toto taglie di Rufy, di Kid, di Lo. Guarda, io ci ho fatto il videino marcissimo, ma hai avuto già hai fatto, tante visualizzazioni in 24 ore, è incredibile. Ti dico le mie, io ho fatto tutto. Perso. Ma quando l'hai caricato? Ieri. Ah, vedi, no, vabbè, ieri ho fatto totalmente altro. Ah, vado a vedere subito. Aspetta, subito. Ma tu parla, vai, punta. Vabbè, ho fatto tutto, lo spiego. Ah, eccolo qua, arrivano le nuove taglie. Un quarto d'ora, dai, raccontaci, fallo di nuovo il contenuto. No, beh, sì. Infatti facevo il paragone per almeno dare un senso a un'alzata di taglia sia di Rufy che di Barbanera, no? Perché se Rufy supera Barbanera per me è un problema, nel senso, avresti l'avversario, diciamo, finale con una taglia superiore alla sua e narrativamente parlando forse sarebbe un po' stonato. Al massimo possono pareggiarsi, ma superarlo no. E se Teacher rimane statico, quindi ai suoi 2 miliardi e sporchi, Rufy non può fare un salto di tanto, deve rimanere sui 2 miliardi anche lui, ma è troppo poco. Quindi sicuramente il nero ha fatto qualcosa che gli ha fatto schizzare la taglia alle stelle, anche lui sui 4 miliardi anche lui circa. Ok. Così che Rufy possa avere una progressione molto alta. Io ipotizzavo un 3 miliardi, però potrebbe anche andare di più potenzialmente. Mm. Appunto per appianarli, okay. E quello che potrebbe aver fatto Tice, o ha fatto fuori il rosso o ha fatto quella cosa che voleva andare a prendere prima della marina e quindi che gli ha permesso di risultare molto più pericoloso per il governo mondiale. Ok. E di conseguenza, vabbè, ho fatto che Zoro e Sanji stavano intorno ai 1,5 miliardi a testa circa. Ok. E tutti gli altri della ciurma un boost di 500 milioni circa. A Chopper gliel'avranno dato finalmente. Io una taglia decente. Ci spero, perché comunque se Apu ha riportato le notizie, Chopper lo ha visto in azione. Okay. Ha dato perfino un ceffone a Queen, se ci ricordiamo. Sì, sì, sì. Quindi sì, magari la volta buona che Chopperino non ha un... Io invece ti dirò una cosa impopolare. Mi piacerebbe invece, a differenza tua, se Rufy adesso invece avesse la taglia più alta di Barbanera. Sai perché? Perché c'era, se ti ricordi, quella vignetta dove Barbanera consultava il giornale e si parlava di Rufy, imperatore. Nuovo imperatore, e Barbanera diceva: non è ancora arrivato il tuo momento. Sì. E quindi sarebbe una vera imbruttita nei confronti di Teach, che diceva: ancora non è arrivato il tuo momento, e quindi adesso invece è arrivato il momento di Rufy, che secondo me potrebbe essere l'unico in realtà ad essere stato eletto nuovo imperatore del mare ufficialmente, perché poi Morgans lo aveva già dato per assodato. Finalmente è nato il quinto imperatore dei mari, e c'era Kaido, gli altri dicevano: ma che sono tutte fregnacce. Infatti io sulla faccenda dei nuovi imperatori dei mari mi aspetto una delle più grandi scammate di Oda, perché per quanto ne sappiamo potrebbe anche rimanere i nuovi imperatori dei mari sono Shanks e Barbanera. Per quanto ne sappiamo, potrebbe andare così. Quindi mi aspetto una delle più grandi scammate di Oda. Però qui Rufy ce lo inserirei a questo punto, diciamo così, honoris causa. Guarda, perché ti dico, la migliore ipotesi che ho letto in questi giorni è questa. Eccoli qua, i 4 imperatori. Sarebbe bellissimo. Vaghi imperatore. Vaghi imperatore sarebbe la cosa più incredibile di tutti i tempi. Sarebbe la capretta è Im. E il minatore dietro? Il minatore dietro in realtà è l'arma di Vegapunk. È l'arma di Vegapunk. Quanto sarebbe figo. No, però qua bisognerebbe, cioè, proprio capire, ok, come ha fatto Buggy in un mese a diventare imperatore, che scam ha fatto, chi è arrivato in suo soccorso che ha distrutto tutta la marina, andrà non così in chat. Se succede, no, non lo so, impazzisco.
non si sa. Sarebbe bellissimo. Sarebbe la cosa più incredibile da quando Buggy è stato eletto membro della Flotta dei Sette. Anche perché tutti, cioè io stesso onestamente mi aspetto che possano essere Ruffy, Kid e Law per quanto accaduto, ovviamente. Però quanto sarebbe infernale se Apu avesse fatto lo sgarro a Kid e Law e avesse detto che sono suoi sottoposti di Ruffy. Quindi come il Germa, come i Pirati del Sole, okay, come i Pirati Fire Tank, anche loro sono sottoposti di Cappello di Paglia. Ma probabilmente, quasi sicuramente sarà così. E quindi, anche perché Kid non sembra molto convinto con la faccia che c'è lì. Quindi, se così non fossero loro, sarebbe interessantissimo che ci fosse Buggy. In effetti Kid è vero, ora che mi fa vedere, è tutto qui dentro, li guarda già con la faccia di... E Apu, non lo so, io lo dico spassionatamente, secondo me questa settimana Oda fa il super scam, ci fa solo vedere la festa e basta. Ma sai che io penso che l'assenza di Robin abbia un suo significato in questo capitolo. Io allora, per come lo farei io il prossimo capitolo farei 15 tavole di festeggiamenti e l'ultima tavola Robin davanti al Poneglyph. Io così chiuderei. Così, stronzamente, con Robin che dice qualcosa, oddio, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. E il prossimo, vabbè, ci vediamo fra un mese. Però ammetto candidamente, e questo è proprio il fanboy che è in me, che la settimana prossima, cioè venerdì, le taglie almeno le vorrei vedere. Sì, e vorrei vedere Robin davanti al Poneglyph. Queste sono le cose che io mi auguro di vedere le taglie, ma perché tanto non servono un cazzo le taglie, diciamo, servono a noi per farci pippori mentali che sono divertenti. Quindi io vorrei vedere le taglie e Robin davanti al Poneglyph. Ma mi aspetto in realtà di vedere la festa e Robin davanti al Poneglyph senza che faccia un cazzo. Ammetto candidamente, ho sbagliato. Va bene, grazie per avermelo fatto notare. Bacio. E concludiamo diciamo in senso lato con questo toro verde, questo, esatto, Ryokugyu, che non riusciamo a dire assolutamente, strano come riusciamo a dirli tutti, ma Ryokugyu, no, io non lo riesco. Io perché sono anni che lo dico e mi sono allenato, Ryokugyu, cioè proprio Ryokugyu, ok, esatto. Mi sembra molto cacofonico, Ryokugyu, che arriva, versione Bulbasaur, Blastoise, esatto. No, Blastoise no, con Venusaur, con l'elicottero, Venusaur, e io la butto al mio angolo delle illazioni, sì. E secondo me Akainu ha detto qualcosa, ha detto qua abbiamo combinato un casino, vai a cercare di capire se si può fare qualcosa, perché abbiamo fatto una figura di merda incredibile e non è possibile, e il fatto che ci vada solo lui, perché i 5 assi di saggezza, come avevo detto prima, ho detto non si può fare niente, loro non possono invadere, no. E mandare l'esercito significherebbe dichiarare guerra a un paese che non solo non fa parte del governo mondiale, ma è davvero, esatto, ostile in questo momento. Esatto. Per me sarebbe interessante, ecco, se lui fosse l'uomo che va, non dico a parlamentare, ma a raccontare quello che è successo in questo mese, in cui loro erano la voce, esatto, la voce, e quantomeno, tra virgolette, fare ammenda, perché se lui c'ha il potere dei fiori, e io l'ho raccontato anche in un video, a me piacerebbe se lui fosse l'uomo, esattamente come Aokiji riusciva a ghiacciare un intero oceano, e lui sarebbe bello se riuscisse a far rifiorire Wano Kuni in un secondo, e quindi in questo caso aiutando Wano Kuni a rifiorire letteralmente. Vero Ushimaru Shimotsuki, allora. Vero, padre di Zoro, chiaramente, padre di Zoro. Mi piacerebbe se lui facesse una cosa del genere, sarebbe interessante, e quindi non accadrà mai. Ma io nel senso, questa cosa non capisco perché dovrebbe farlo, nel senso, che cazzo gliene frega, a meno che sia veramente un buono, che non è neanche un marine come io penso, ma magari un infiltrato, un bastardo, un po' come Fujitora, cioè che è tutto fuorché un marine, e allora potrei anche capire che faccia un'azione del genere
per puro spirito di gentilezza, ma se lui è un marine lì per fare, per parlamentare o quant'altro, non vedo il motivo per cui debba aiutare la gente di Wano a far rifiorire il paese. Cioè, a meno che lui sia uno di Wano, appunto, tipo Ushimaru, Ushimotsu. Quindi... pensa se è davvero lui, è davvero il padre di Zoro. Credibile, credibile. Cioè, proprio credibile. Bisogna far mea culpa sulle cose che abbiamo riso dei pazzi. E vabbè, quindi spero vivamente che non lo sia. Però è interessante anche che abbiano mandato lui, che lui stia andando da una settimana apparentemente, stia volando, tanto lui non mangia, quindi no. Va avanti credo a fotosintesi da questo punto di vista, e come dicevano tante teorie da tanto tempo, quindi da questo punto di vista ci hanno preso in molti, e vedremo, capiamo, tra un mese. Tra un mese, no, magari non so se già se lo farà vedere, penso di no, penso di no. No, secondo me ci vediamo tra un mese. Sì. Ci troviamo fra un mese. E come scrive Wibbo, 99, secondo voi la fa la cacca? No. Secondo me lui no, se fa la fotosintesi non fa minimamente la cacca. Esatto. Esatto, io ne approfitto un attimo. Vai. Per ringraziare tutti gli stronzi che si sono abbonati nel frattempo, quindi ringrazio sia Simma Vale che dice: una volta mentre facevo sesso ho pensato al re per non sborrare, ma in realtà è stato solo un incentivo, grazie re. È un piacere, è un piacere. Letteralmente in questo pensami, caso. Pensami. Pensalo, pensalo. Grazie a Reiki Akiman e dice: la domanda vera è, secondo voi è più alta la taglia di Barbanera o di Dragon? Per me Dragon c'è la taglia di un euro e ci stiamo rimettendo per quello che ha fatto nel manga, è tanto un euro, eh. Va bene, e... dai, non ha fatto niente, no, niente, assolutamente. Ho una processata piccola piccola, allora mandiamo processo, processiamo. Processi in Italia fanno tutti un po' così. Partito sparato il processo, non so così, pensare. Cattiveria, così. Di cattiveria. Devo ti faccio mostrare? Un preambolo, prima il preambolo, okay. Prima il preambolo. Allora, siccome tra le tante cose ovviamente il pubblico si è anche arrovellato su chi potesse essere colui che effettivamente ha fatto questa intercettazione, no? Quindi tra le tante opzioni plausibili e possibili sono uscite tante cose, tra cui questa, quindi ti invito a mostrarlo, perché è ovviamente il dettaglio che fa la differenza, no? E se tu guardi gli occhi, abbiamo... Im-sama. Potrebbe essere Im-sama, potrebbe essere Myoko ovviamente, potrebbe essere Zunesha stesso, che o dice potrebbe... restate lì, che torno... O potrebbe essere Karibu. O potrebbe essere Karibu, che era la situazione. Perché Karibu, ovviamente, è uno del CP0 sotto false sembianze, ma in realtà è anche un rivoluzionario che si finge un pirata, che si finge uno del CP0. Secondo me a questo punto Ibe è molto più probabile. Cioè, non ha più senso. Per me Zunesh comunque, perché dice aspetta lì che torno. Aspetta, cioè lui se n'è andato, vedi, dice stay you here, dice I'm on my way. È Zunesh, dai, chiaro. È Zunesh. Chiaramente. Va bene, assolutamente. Quindi in questo momento, se volete, siamo a tutte orecchi. Secondo voi, nel prossimo capitolo si potrà vedere la morte del rosso come ultima tavola? Dov'è la vasellina? Vabbè. Secondo voi i rivoluzionari li vedremo solo nella parte finale contro il governo mondiale o faranno qualcosa anche prima? Secondo me Oda se li è totalmente dimenticati. Cioè, secondo me, allora, ci sono, se voi andate a vedere su internet così, ci sono le foto di tutti i diari, i plico. Stavo pensando la stessa cosa. Ci sono tutte le cose con degli appunti di Oda. Secondo me quelli sui rivoluzionari o sono andati perduti oppure li hanno buttati perché si sono resi conto che ormai sono arrivati alla fine di One Piece e l'hanno fatto vedere assolutamente. Ma che è sta roba, cioè, se non lo so. Ma che è sta roba, se, ma non lo so, ma butta, non serve un cazzo, via andiamo avanti. Vediamo, taglia di Ruffy maggiore a quella di Roger. Al momento per il governo mondiale non è più pericoloso dell'ultimo Roger, che dopo l'Aftel non ha potuto o voluto ribaltare nulla. La taglia sarebbe giustificata dalla necessità che è questo l'ultimo momento in cui il governo lo può fermare.
Avere un salto di 4 miliardi così è tantissimo. Secondo me, veramente tanto. Ok, che adesso sì, è Nika e cazzi e mazzi. Però boh, per me è tantissimo 4 miliardi di salto. Non so te. No, tanto, troppo. Secondo me lui adesso sta a 1,5 miliardi. Secondo me potrebbe essere interessante aumentargliela di 1 miliardo. Perché diciamo una delle giustificazioni... 1,5 miliardi proprio ad andare proprio larghi. Cioè, secondo me gli dai 2,5 miliardi per aver sconfitto Kaido, quindi glielo aumenti di 1 miliardo. E tanta roba. Cioè, anche perché noi dobbiamo pensare, tutto sommato, che fondamentalmente a Ruffy gli hanno aumentato la taglia da 1 miliardo l'ultima volta, allora lui era 500 milioni, gli hanno aumentato 1,5 miliardi, perché è passata la notizia che lui fondamentalmente aveva sconfitto un imperatore, neanche Katakuri. Cioè, la notizia era che lui è andato a rompere i coglioni a Big Mama col Cake Island, ha sconfitto Katakuri, ha sconfitto, com'è che si chiama quella? Cracker, figure, manco me lo ricordavo più. Ha sconfitto Cracker, molto Biscuit, importante. Zio. Sì, ha sconfitto Cracker e ha battuto Big Mom. Quella è la notizia che è stata data, e quindi gli hanno dato 1 miliardo di taglia. E per quale motivo gli dovrebbero dare 3 miliardi per aver fatto fondamentalmente la stessa cosa? Secondo me, se gli danno 1 miliardo di taglia, è in linea con quello che è successo prima. Quindi la scusa, diciamo, che usavano i fan era che Ruffy ha sempre ottenuto una taglia superiore a chi sconfiggeva, no? Però con un imperatore a me sembra comunque troppo. ho letto in chat un messaggio che non leggerò, ma l'ho letto, visto. Mi ha fatto ridere. Va bene, lasciamo stare. Secondo voi hanno fatto la cazzata di chiamare Ruffy Nika sulla taglia? Saranno tutti e 3 nuovi imperatori? No, perché? Ma dovrebbero farlo? Cioè, dite voi, cioè, che adesso non si chiama più Monkey D. Ruffy, si chiama Nika? No, non penso. Anche perché per loro credo che sarebbe un boomerang. Cioè, se loro vogliono tenere, se loro stanno tenendo nascosto da 800 anni questa storia proprio perché non volevano che si risvegliasse il frutto Nika, mettere Nika lì in bella mostra significherebbe sputtanarsi totalmente. Quindi no, personalmente non penso, ma non lo io so, ho mai dire una mai. Cosa interessante, te lo dico così, dimmi tu, secondo te potrebbero togliere la D dalla taglia invece? Ma la tolgono così dopo averla tenuta per 2 anni? No, è stupido, però è una cosa che avevo letto Cioè, tanto ormai lo sanno tutti che lui c'ha la D, che è il figlio di Dragon, che Dragon si chiama Monkey D. Dragon. Cioè, quindi sì. non cioè, lo togli e ok, quindi, cioè, tanto lo sanno tutti. Lo chiami Duffy, Monkey Duffy. Monkey Duffy, vabbè. Dico in chat ormai da 5 boomer di saggezza, mi aspetto. Va bene, assolutamente sì. Vediamo. Insomma, ma si è capito chi era quel personaggio molto caratteristico del capitolo 1052? Caratteristico? Non so, chi è quello che della fila dei vecchi? Chi è? Ma non lo so, non ho idea di che cosa stia parlando. Sarà dell'universo di Oara. Può darsi. Il digiuno di Toro Verde potrebbe essere simile a quello di Yamato, dandogli un qualche legame con Wano Kuni? No. È il padre di Zoro che stavano dentro alla caverna. È 20 anni che non mangia. Esatto. Credete ci sia un motivo per cui a Wano Kuni si è diffuso il nome di Joy Boy come liberatore? Ne abbiamo discusso mezz'ora fa. Quindi a caso torna indietro e vedi quando ne abbiamo discusso. Un po' come Gold Roger che viene cambiato in Gold Roger dopo che quest'ultimo ha raggiunto Laugh Tale? Non è detto che sia successo quando ha raggiunto Laugh Tale. Perché lui aveva sì sulle sue bandiere Goldie Roger, ma anche quando ci viene presentato nell'ultimo capitolo del volume 95, Oda stesso la targhetta il grande pirata Gold Roger, non Goldie Roger. E faceva notare anche l'amico giapponese, questo non mi ricordo, Luna Piena, non mi ricordo mai come si chiama. Grande Ayato, un saluto Ayato. Ayato, quando vuoi venire su sto cazzo di canale, mannaggia a te. Ti devo scrivere di nuovo. Faceva notare appunto che Brook stesso, quando ne parlano alle Sabaudi,
lui che è rimasto per 50 anni nel triangolo Florian, dice che questo novellino Gold Roger ai suoi tempi era appunto un novellino, quindi lo conosce come Gold Roger, non come Goldie Roger, anche lui. Quindi è capace che Gold Roger fosse Gold Roger da una vita. E questo è interessante. Cioè loro hanno mascherato Gold Roger da un sacco di tempo. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Tra l'altro ho scoperto che da cellulare posso seguirmi da solo. Come seguirti da solo? Quindi su Twitch. Metto su Twitch. Ah, ma se clicco segui non mi seguo. Ah. Vabbè, volevo vedere solo questa cosa così. Vediamo. Ma il braccio di Kiku potrebbe essere stato riattaccato. Oda nell'ultimo capitolo mostra solo sul lato destro. Penso di no. Che senso ha? Ha fatto un volo di metri e metri. Cioè. Vabbè, cioè tutto lo sommato c'è sempre Lo che fa queste cose fantastiche. Capiamo, non lo so. Si vede quando parla con Nami, cioè, vedi la spalla del kimono, ma non vedi effettivamente il braccio. Quando in acqua vedi sempre il braccio destro, non vedi mai il braccio sinistro. Potrebbe non averlo più, banalmente. Chi lo sa? Capiremo, non lo so. Vediamo qualche altra domanda. Visto che Law e Kid sono stati a Wano, è possibile loro non sappiano di che cosa ha combinato Luffy a Whole Cake Island? Ma credo che... nel caso gliel'abbiano lo sa il mondo intero. Nel caso è capace che gliel'hanno raccontato dopo, cioè anche se loro magari erano già lo credo che lo sappia. Kid, seppure era stato imprigionato prima, adesso credo che lo saprà. Sì, ma non è importante in ogni caso. No, infatti. Vediamo. Al primo capitolo Luffy mangia scroppo da Marino, da Machino, dicendogli che pagherà tutto in futuro. Secondo te li caccia i soldi? Per me sì, lo dico da una vita, ma vabbè. Vediamo. Abbiamo scoperto dove trova il doblone, se ti ricordi. Cioè, abbiamo scoperto l'oro celeste di Marijuana. Esattamente. Se in questo mese Barbanera avesse ucciso Shanks e l'ammiraglio lo dicesse a Luffy, io la vedrei come inizio bomba della prossima casa. Casa sarebbe Saga, secondo me. Sì. No, secondo me non succederà. Ragazzi, allora, voglio aprire un dibattito serio su questa storia. Bisogna aprire un dibattito serio, assolutamente. E One Piece è un fumetto estremamente semplice. È un fumetto che ha in alcuni momenti topici il suo nucleo principale. Non è assolutamente possibile che Luffy non si incontri con Luffy per ovviare a quella promessa del cazzo. Motivami il fottuto film sul rosso. Il film sul rosso serve proprio per preparare l'incontro tra Luffy e Shanks. Lo che fai in un film non canonico, ma è morto, è un epitaffio, è un fottuto epitaffio, è un epitaffio. Ma no, ma no, non è un epitaffio, serve per i party. Di che più. È morto. Va bene, mannaggia la morte. Tutti piangeranno e quindi se avessero avuto idee di fare. Ma a parte film, che questi, morto. Scusami, poi tu dici, l'ho visto qua, là. A parte che questo film si chiama Red, il protagonista è la figlia che non è la figlia e lui non si vede. Quindi già il fatto di aver fatto questa cosa che è morto. Famosa. Per quello che non si vede, perché è morto. Guarda, io spero per te che tu non sia serio, perché tu sai meglio di me che Shanks non può e non deve morire, perché Shanks ce lo dobbiamo portare fino alla fine di One Piece per fare i video teoria per monigrabbarci sopra. Fra quindi fossi in te non festeggerei per la morte di Shanks, perché ogni volta, e lo hai detto anche tu e lo sai meglio di me, che metti uno Shanks in copertina totalmente randomico, la gente clicca per... lo so, però io sacrificherei il mio conto in banca per vederlo morto, onestamente, soltanto per gioire e ballare sulla tomba dei detrattori. Come va bene. No, io non sono un detrattore. Sì, tu non vuoi che muoia, perché tu vuoi. No, io non è che non voglio che muoia. Mi spiacerebbe pure se Teach accoppasse Luffy. Ma c'è anche da dire che il fumetto richiede che Luffy si incontri con Shanks
perché gli deve mostrare in faccia, si devono guardare e Shanks deve capire che lui effettivamente è diventato un grande pirata. E questa cosa deve succedere per forza. Certo, non... gli fa vedere il giornale, sono il migliore dalla tomba, no? Come ha fatto Sabo con Ace. Guarda, il nostro fratello è diventato un grande pirata. E faranno lo stesso. Va bene, parlare con te e parlare con Biscardi proprio. Altra citazione. Agosto festeggerò la vittoria suprema su questo. Allora facciamo una scommessa. Io e te. Va bene. Io e te. Se Shanks muore, compro il biglietto, sì. Vengo a casa tua e facciamo un barbecue per Shanks. Ma io non ho il barbecue, sono un fottuto condominio. Che cosa devo fare? Lo facciamo sopra il balcone. Mangio manco presumere. La carne, mangio, che devo fare? Io mangio, tu mi guardi. Va bene. Io mangio, tu mi guardi. Facciamo la cosa. Vabbè, è andata a monte. Io volevo fare tutta la cosa. Invece, se Shanks non muore, le verdine, a Londra. Facciamo le verdine. Invece dicevo, se Shanks non muore, vieni tu a casa mia e facciamo qualcosa insieme. Va bene. Vabbè, non fai a monte. Lasciamo stare. Ma Ruffy è molto superbo e arrogante. Quando minaccia Big Mom a Hulk e Kylan dicendo alla fine vinciamo sempre, l'Ivor Ruffy di carnarsi si avvera? Sarebbe interessante. Speriamo, sarebbe bello. Metalba, è inutile che continui a spammare. L'ha spammato 5 volte e non lo leggo mai. Non lo leggerò mai il tuo commento. Così impari. Perché lo volevo far vedere la prima volta. Tu l'hai spammato 30 volte in 20 secondi. Non lo leggo, così impari a rompere i coglioni. Ecco. E anzi, direi ai moderatori di mutarlo 10 minuti. Infamia su Metalba. Così impara a spammare 774. Tra l'altro oggi in live abbiamo detto che Toro Verde sono io. Perfetto. Pensaci. Che mangio le verdure, c'ho il frutto della verdura, c'ho il segno del toro, tutto perfetto. Ok. Perfetto. Questa non la capisco, ma se il nero ha fatto qualcosa di importante nel frattempo, perché 5 astri non lo commentano? Ma chi nero? Non è Barbanera. Ah, Barbanera! Non capivo il nero, ma chi è il nero? Non capivo. L'hanno già commentato, ovviamente. È quella cosa che non dicono, che è nel momento peggiore. Ok. E comunque chiedono se Grimble ti fa Napoli. Può darsi, questo bisognerebbe chiederlo a lui nel caso dovesse vedersi nel prossimo capitolo. Infamia su Metalba! Ecco così. Questo sì. È uscito così, ho sbagliato. Ma secondo voi, perdono tutti quei capitoli senza farti vedere nulla, se la sbrigano in 2-3 vignette dove te la spiegano a parole? Sì. Purtroppo sì. Oda ormai fa queste cose. Vabbè. Vabbè, state fuori, non si può fare una cosa seria con voi la sera. Dobbiamo Grimble ti mette le ali. C'è da fare l'immagine, cazzo. Bellissima, bellissima. Vabbè, in chat dicono Gesù in Metalba. È così. Punirne uno per educarne 800 in questo caso, non è 100, 800. Marco avrà un incremento di taglia? Ah, secondo me passa una XXL, ma non lo so. Forse è dimagrito. Va bene. Domanda stupidissima di geografia sul mondo di One Piece. Ma il nuovo mondo è nella Grand Line vicino ai mari iniziali della saga? Quindi Laftel è vicino ai paesi iniziali? No, è dall'altra parte. Laftel è praticamente vicino al North Blue e al West Blue. Per quanto ne sappiamo. Potrebbe anche essere da tutt'altra parte, perché alla fine a te servono 4 coordinate per tracciare un punto che non sai dov'è, quindi potrebbe essere veramente da in qualsiasi parte del mondo, per quanto ne sappiamo. Sì. teoricamente. Va bene. Ormai questa cosa è totalmente sfuggita di Marco. Marco farà vedere a Ruffy la tomba di Ace?
Ma magari lo sotterra a fianco di Ace, potrebbe essere interessante. oppure magari lì c'è, gratti via la tomba che è tanto inutile, sotto c'è il poneglyph rosso che manca. Come si pensava, no? Abbiamo deciso di farci una tomba su un poneglyph, perché ma giusto perché così, quanto è bello nascondere le cose in piena vista. Quello esatto. Potrebbe essere una delle motivazioni. Assolutamente. Non dico che Barbanera non possa ucciderlo, ma adesso è prematuro. C'è troppo da approfondire nel rapporto tra Shanks e Rufy e delle conoscenze di Shanks in generale. Io non escludo neanche che Shanks possa essere convinto dai 5 astri di saggezza che Joy Boy sia un pericolo e che venga ingaggiato dagli stessi per ucciderlo. E magari poi durante lo scontro con Rufy realizzerà di essersi sbagliato a dare corda agli astri. Mia fantasia, fatele fare anche a me le seghe. Ma nessuno ti... se ti piace fare le seghe va bene, non è un problema, le facciamo anche noi ancora. A te che ti piace, mi raccomando, il fazzolettino vicino sempre. Vediamo, Rufy dovrebbe incazzarsi con questo Joy Boy che gli ha rubato i tributi della vittoria e quindi la carne. Infatti sono d'accordo con Marco, sono d'accordo, dici assolutamente. Ma infatti secondo me una delle cose interessanti, e poi chissà se Oda ce lo farà vedere, è capire se Rufy riuscirà ad avere tra virgolette un rapporto con questo fantomatico Joy Boy, cioè è con, perché Rufy in questo momento non sa di essere Joy Boy, non sa di essere Nika, non sa nulla, per lui ha fatto il Gear Fifth. E quindi in realtà bisogna capire poi se Oda trova un modo per, come dire, far capire a Rufy, ok, però tu c'hai questo destino da compiere, come ti comporti. Quella è la cosa interessante, secondo me. Certo. Capiremo. È quell'informazione che potenzialmente lui non gli importa, ma che dovrebbe importargli stavolta. Quindi, sì. Vedremo. Sì. Comunque ringrazio Reneg 8 per l'abbonamento, ma io direi sinceramente che per stasera potremmo anche finire qui, se tu sei d'accordo. Penso magari sì. Giusto l'ultima proprio al volo, eccola qua, Rio è lì per impedire a Barbanera di prendere il potere di Kaido, mentre il Mera Mera potrebbe essere frutto del Dio Sole. Ma chi è Rio? Rio Kugyu. Ah, Rio Kugyu, va bene, io pensavo Rio Mare, una cosa del genere, non capivo chi è Rio, non lo so. Voi dove dovete far finta, cioè fa finta, è la verità, quando avete a che fare con me, o i nomi li scrivete per intero, oppure io non so di che cosa state parlando, perché già parlando per sigle non capisco, e quindi dovete assolutamente pensare che io sono vecchio, sono boomer e tante cose proprio non le so. C'è un utente in chat, Ace Gamer, sì. Pro, che tutta sera che praticamente continua a citare tipo Robin tettone, okay. Robin nuda, continua tutto. Non capisco se è semplicemente assetato di sesso, quindi ti consiglio di aprirti YouPorn o qualsiasi altra cosa. Oppure se non possiamo metterti il link perché non posso. Non possiamo aiutarti. Però un bel YouPorn e passa la paura. Oppure trovati Federica, la mano amica, come diceva l'amica di prima, e potrebbe essere una soluzione piuttosto interessante. No, lo so, io lo dico per te, nel senso, vedo che sei abbastanza... Pensaci. Oppure un bel cupetiello e passa tutto. Oppure un bel cupetiello come al solito e passa tutto. E che dire, ragazzi? Noi penso che possiamo lasciarci così questa sera. Io vi ricordo che io e Gabriele, giovedì e venerdì, siamo al We Make Future di Rimini, che è al... dov'è? La fiera di Rimini. Sì. Al fiera, che è la fiera di Rimini, quindi chiaramente venite. E giovedì alle ore 16 faremo un Q&A serio in questo caso, che ormai abbiamo capito che il Q&A del lunedì è estremamente quello che è. Giovedì lo facciamo serio. Come fai a dire che sarà serio? Beh, secondo me sarà serio, però non mai dire mai. Come a Napoli. Serissimo. Esatto, mentre invece venerdì ore 14:30 blind reading reaction del re con Alessandro De Concini, ore 16 blind reading reaction con Sobu Buta, e ci saranno anche il re Alessandro De Concini e Giorgio Taverniti, che fondamentalmente mi prenderanno immagino per il culo mentre io leggo il capitolo e poi ne discutiamo tutti insieme appassionatamente. Mentre per voi
domani sera alle ore 21, per voi che non solo amate One Piece ma amate anche tante altre cose, c'è una live figa, perché ci saranno Caverna di Platone, Kirio, Mangaka e Lorenzo, e insieme, e io chiaramente, e insieme Lorenzo è un professore di storia dell'arte potentissimo, che ho già ospitato qui sul canale, e insieme cercheremo di capire se i manga sono arte oppure no. Okay. Ringrazio anche Piccio Fra che si è abbonato in questo momento, e io vi mando un bacio, un abbraccio, tanto affetto. Nel frattempo ho fatto partire un raid, vi mando da Kuro Lili, ho visto una bella ragazza, eccola per il nostro amico di prima che diceva cosa fare, e alla prossima, statevi bene, ciao, buonanotte, buonanotte, a presto, ciao.